Rieccoci, ben ritrovati a tutti quanti, signore e signori. Quest'oggi ricettina che mi è venuta così in mente mentre andavo al mercato, ho visto un paio di prodottini che secondo me si addicano bene a questa ricetta. Farò della pasta con una crema di zucca e calamari. Calamari che ora è il periodo, tra le altre cose. Il calamaro quando fa freddo escano fuori e vengono a mangiare e noi si pigliano, fortunatamente. Ma andiamo a vedere gli ingredienti per questa ricettina. Per 2-3 persone ci vorrà un paio di spicchi d'aglio, 2 peperoncini perché andremo a combattere la dolcezza della zucca con il peperoncino, questo è un tocco di classe, della santolina. La santolina è una pianta aromatica mediterranea che si addice molto al pesce, secondo me ha un retrogusto, un po' di oliva, è una cosa particolare. Poi avremo del prezzemolo, poi ci vorrà circa 3 etti di calamari. Calamari molto piccoli, come vedete, sono al momento dei calamari, è una cosa spettacolare, sono tenerissimi questi qui. Poi utilizzerò mezza zucca mantovana, potete riconoscerla benissimo perché è molto più piccola, di solito tutte le mantovane hanno della cera lacca sopra per riconoscerle, anche questo prodotto non lo so se è IGP, però è roba buona mantovana, molto buona per questo piatto secondo me. E poi utilizzerò della pasta, queste da noi si chiamano mafalde, mafaldine, via. Vanno benissimo qualsiasi tipo di pasta vi piace a voi, eh. Io utilizzerò queste perché le ondolature serviranno per a prendere tutta la crema di zucca che ci faccio d'intorno. Ci vorrà dell'olio di velo buono, sale quanto basta e via così. Vado a pulire la zucca. Guardate che bellezza, Andre. Bella, eh? Bella arancione, vedi? Sembra anche bella dura sta zucca. Questa è molto più compatta della zucca normale. Molto bella. Molto bella e molto buona. Con un cucchiaio vi aiutate a eliminare le famose seme, come si dice a Livorno. Queste le potete anche mettere in forno e farci le seme direttamente, lo sai. Ne dovete avere tante perché per così poi non accende il forno e non è da furbi, eh. Comunque le ripulite tutte, queste lì se volete. Mettete con un po' di sale dentro una teglia con la carta da forno e piano piano a 100 gradi devono andare, no? A 2000 ci fate delle seme esagerate perché questa è tutta roba vostra. Vado a tagliare delle fette per poi eliminare la scorza. Se no fate come la mia amica che oggi è venuta, guarda, guarda, c'aveva già tutta la zucca già tutta tagliata, il bello è tagliarla. Ma almeno non ammattisco, lo so. C'ha un odore questa zucca inebriante, oserei dire. Ci levate bene i filamenti, ne ripassiamo col cucchiaio così almeno non ci saranno filamenti che danno noia. Poi a questo punto le fate tutte a tocchettini, fate dei tocchettini molto simili, ma raccomando, voi vi chiederete perché, io vi dico perché devono avere una cottura omogenea. A questo punto nell'acqua che ci bolleremo la pasta andremo a bollirci anche le nostre pezzettini di zucchina, mi raccomando, l'acqua bella a bollore salata. Dovranno cuocere circa una decina di minuti, va bene? Da quando riprende il bollore, perché ora lo riprende, passeranno 7-8 minuti. Per vedere se la nostra zucca è cotta, unitevi in una forchetta e cercate di infilare i pezzettini di zucca. Se non trovate resistenza vuol dire che la zucca è bella e che è pronta. A questo punto, con una schiumarola o con un ragno, con cosa vi pare a voi, un colino, le ci avete, scolate bene la zucca e le andate a mettere dentro un bicchiere dove potete utilizzare il frullatore a immersione. Se ci va anche un pochino d'acqua non è un problema, servirà anche quella per creare la giusta densità, eh. L'acqua la utilizzeremo per cuocerci la pasta, così si insaporirà ancora di più. A questo punto dentro il nostro bicchiere ci mettiamo un po' d'olino di vello buono, un pochino di prezzemolo, un altro pochino di sale perché lo sapete è bella dolce, potete anche assaggiarla ma rimane dolce. E andiamo a frullare. Benissimo, la crema è stata fatta. La metteremo dentro una padella. Guardate che bella cremozza è venuta. E la mettiamo sul fuoco dove ci andremo poi a saltare la pasta. Prendete una padella, la mettete sul fuoco a scaldare, ci mettete
4 cucchiai d'olio, 3 vai, che se no poi ci si purga. Prendete l'aglio, lo schiacciate, bene. Lo mettete dentro l'olio, che dovrebbe essere quasi caldo. Prendete il peperoncino, lo andate a sbriciolare abbondante, ve l'ho detto, è una pasta asciutta un po' particolare, non tutti la potranno mangiare, ma questo contrasto fa il piccante e il dolce, è il suo. Un po' come si fece una volta, erano parecchi popone. Piccanti, popone, mamma mia, la pasta al popone è buonissima, però... Portai alla bocca. Ma boh, ognuno poi ce ne mette quanto ne piace a lui, eh? Via la bocca, mica in bocca. Nel mentre che si scalda l'olio, possiamo buttare anche la nostra pasta a seconda dei minuti che c'ha di cottura. Queste ci hanno 8 minuti, allora le vado a buttare perché il calamaro proprio dovrà prendere il calore e basta, eh? Vedete, inizia già bene a insaporire il tutto, l'aglio. Schiacciate un pochino così anche meglio. Insaporisce bene il calamaro con l'aglio e il peperoncino e la sua morte, almeno a casa mia. Ora abbassiamo leggermente l'olio perché ci andremo a mettere sti, se no schizzano da tutte le parti, poi Andrea si arrabbia. Cos'è questo? Nulla, è roba buona, è tutto buono lì, ho pulito a modino. Ora alziamo, facciamoli prendere bene il calore perché questi fra 2 minuti sono pronti, nemmeno. Guarda, io sti li mangerei crudi. Te ci credo, tanto c'è la bocca di nulla. Ci mettiamo un po' di santolina per inebriare ancora di più il sapore. Un paio di girate così. Quando vedete proprio che iniziano a cambiare colore come questi, ci siamo, eh. Li giriamo. Questi sono burro, eh. I cinesi sono burro. Questa cremina che fanno è la sua acquettina che... andiamo a insaporire, se volete potete togliere anche l'aglio che ha fatto il suo sporco lavoro, per chi vuole ce lo può mettere anche tritato, e vada a spengere perché questi sono già belli che pronti. Vedete, guardate che bellezza, mamma mia, la pasta sta cuocendo. A questo punto, molto semplice, molto facile, cambio di padella dove avete messo la crema, ci vado ad aggiungere un gocciolino d'acqua di cottura alla nostra crema perché se no si asciuga troppo, avete visto proprio mezzo ramaiolino. Vado ad abbassare e vado a mescolarla, qui tengo al minimo mentre sciolgo un attimo la crema. Mi raccomando, i calamari tappateli, perché se no si ghiacciano, devono stare quei 2-3 minuti fermi che si cuocia la pasta. La pasta è pronta, ci siamo, la dovete tirare su al dente almeno un minutino prima. Ci vado a mettere un ramaiolo dell'acqua di cottura, tanto è bella al dente, dovrà amalgamarsi con la zucca. A questo punto, quando ci ho messo la seconda ramaiolata per far venire un bel lavorino, ci vado ad aggiungere il sughettino dei calamari con qualche calamaro. Me ne lascio qualcheduno per fare la decorazione e mettere sopra il piatto. Vado a far rapprendere la pasta, ci vado ad aggiungere un pochino di sale perché i calamari sono sciocchi per non farli indurire, e ci siamo, guardate che crema è venuta, si è ritirata bene. Allora siamo pronti per impiattare, guardate lì, mamma mia signore, mamma mia, e poi signore. Metti due fili per Andrea che ne fa buono all'occhi. Bravo, abbonda, abbonda. Che abbonda, deficita, deficita. Non abbondio. Due calamari. Guarda, una bella colorata, eh? Mi garba, ma deve essere anche buona da mangiare, tutta roba di prima qualità. Ora ci si mette anche due di questi lì che mi sono lasciato. Due a te e due a me, eh? Uno lì. Anzi, sono tre, te ne do due a te, tre a te perché sei bravo. E anche un po' di questo sughettino lì non deve essere mica male. Manca l'ultimo tocco, che lo sapete, io un po' d'olio a crudo c'ho, questo vi buono del mio amico, ce lo metto, e un po' di prezzemolino. Ecco qua il nostro piatto pronto, pronto per essere gustato. Credo che sia venuto veramente buono, Andre. Mi sa che è anche arrivato il momento, infatti tu l'assaggi. Mi sembra il minimo, Andre. No, sono venuto qui per scusa, per cucinare e basta, come al solito. Vado a prendere una bella porzioncina con un bel pezzettino di calamaro
abbondante. Solita porzioncina moderata. Moderatissima. Stasera sono andato a vedere, ho preso due fili, Andre. Ci può fare l'imbacchia delle macchine sulle navi con quella bocca lì. È il palco. Guarda, essere esagerata, senti un odore da qui. Sei un bastardo, ora è una male sprofognata. Il calamaro si è sciolto nelle mie fauci. Lo so, l'ho assaggiato prima nel camerino da sole. E devo dire che questo abbinamento non è niente male per davvero, perché ho fatto belli calamari piccanti che contrastano con questa dolcezza della zucca. So che a tanti, il mio amico Torquato, lo saluto, rimando un bacione a Torquato perché mi sponderà di sicuro. Ora mi dice, ha rotto le scatole con la zucca, zucchini, zuccherini. Torquato ti si vuole bene lo stesso, lo sai. Un grande bacio e che dire, ai vostri commensali, se ne volete fare una sorpresa, questa pasta secondo me è molto indicata per una cenettina. Ti farà star bene tu. Di sicuro. Mando un bacione a tutti quanti, ringraziandovi ancora una volta per il vostro affetto, per il vostro incoraggiamento. Anche Andrea me lo dice sempre, salutali, mi raccomando. Iscrivetevi, commentate, condividete, mettete mi piace. Grazie mille ancora a tutti e alla prossima.